Siamo al Vinitaly da 3 anni. Partecipiamo a questo evento soprattutto per la rilevanza che ha nel settore e maggiormente per farci conoscere. Siamo un'azienda giovane, ufficialmente commercializziamo i nostri vini dal 2018, quindi per noi è assolutamente fondamentale partecipare a un'iniziativa, a un evento come questo. Oggi proponiamo 10 etichette perché abbiamo appena presentato la nostra 10ª etichetta e abbiamo nel nostro portfolio 4 bianchi, 3 rossi, un rosato e anche 2 bollicine. Una delle particolarità della nostra azienda sono le etichette perché, essendo un'azienda a gestione familiare, molte delle etichette sono ispirate e dedicate a qualcuno nella nostra famiglia. In particolar modo abbiamo un'etichetta che però comprende 2 vini perché abbiamo sia un vermentino in purezza che un rosato che è dedicato a mia mamma Chicca. Dietro ogni retro etichetta c'è anche una dedica da parte di mio papà con scritto "Con te è sempre primavera". E da lì nasce e ha preso ispirazione anche l'etichetta con la rondine. La particolarità dei nostri vini deriva sicuramente dal nostro terroir. Abbiamo dei terreni molto minerali e soprattutto abbiamo il mare in linea d'aria a 10 km di distanza. Questo chiaramente influenza in maniera notevole tutti i nostri vini. Punto rilevante sicuramente è la nostra 10ª etichetta che abbiamo presentato proprio in occasione del Vinitaly, che si chiama Marismas. È un vino immaginato e concepito da mio padre Guido Formillifendi, Andrea Pala, il nostro enologo, e Paolo Bernabei. La loro amicizia ha dato inizio a questo progetto. È un progetto, un vino abbastanza innovativo perché proviene da 50% di vermentino della Gallura, dai terreni di Andrea Pala, e 50% di vermentino invece toscano dai nostri terreni. Quindi questa combinazione di uve da 2 regioni diverse hanno dato poi questo risultato. Quindi siamo molto felici di poterlo presentare oggi.